poco distante da Travo e proprio al centro della conca di Chiosi e in posizione dominante, la torre medioevale di Bobbiano ci appare avvolta dalle prime nebbie mattutine che la rendono più suggestiva e misteriosa. La fortificazione, di cui non è nota la data di fondazione, venne citata per la prima volta in un documento risalente al 1037 e sembra che sia stata costruita sulle rovine di una più antica torre malaspignana che era presente intorno all'anno 1000. È situata su una collinetta nella valle dell'affluente d'Orba, alla cui sommità spicca la pietra parcellara, una roccia ofiolitica che si innalza sulle colline circostanti. Una brevissima stradina ci porta alla sua base, dove, accanto alla torre, esiste la chiesa di San Michele, costruita sulla cappella medioevale di un piccolo borgo. Sul portone c'è una tabella in bella vista in cui sta scritto: evitate di rompere, è già stato rubato tutto, grazie. Un vento leggero ha dissolto la nebbia, dandoci la possibilità di ammirare la maestosità della torre, che nei primi anni del XVI secolo venne sfruttata come covo dalla banda guidata dal brigante Bertolotto, ma che al giorno d'oggi chi si addentra nella valle potrà ammirare il poderoso torrione in tutta la sua maestosità.